Capitolo 7. Carnefice e vittima. Wow. Wow, che bella visuale. Diversa, dal solito. Finalmente arriva a Burzgard, dove le mura si estendono per chilometri in entrambe le direzioni e sono disseminati di corpi di distruttori, varl e umani. «Scusate il casino!» grida una voce da sopra le porte. Alzando gli occhi vedi un varl impressionante, con la faccia contornata da capelli neri arruffati, alle corna tagliate. Un movimento alle porte cattura la tua attenzione, i distruttori stanno ancora colpendo le porte senza fortuna. «Facci entrare!» gridi. Sigbjorn si fa avanti. «Ne ho abbastanza!» dice, prima di gridare. «Apri, Bolverk! Mi hanno cacciato da Reynivik!» Si sente una risata echeggiare nel vento e le porte scricchiolare. Una dozzina di uomini guidati dal massiccio Varl fanno fuori rapidamente i distruttori e ti introducono in città. Wow. Potresti essere interessato a sapere che hanno portato un riparatore. Ma va? Non sei andato a prendere un riparatore? Dov'è il vino? Qui mi viene in mente Robert Baratheon. Sigbjorn alza le spalle in segno di scusa. L'ha bevuto praticamente tutto. È tutto dentro il suo corpo il vino. Credo che il riparatore andrà bene. Adesso abbiamo una possibilità. Oppure siamo completamente fottuti. Sono Rook. Abbiamo fatto molta strada. Alcuni fino da Skogr. Sei tu il responsabile qui? Bolverk ci risponde. Guardate, è mastodontico, ha una pelle d'orso indosso. Responsabile del governatore, suppongo. Senti, se hai qualcosa da dirgli, dillo ora. Altrimenti sei responsabile di te stesso. Non importa dove vai, ma causare problemi è probabilmente l'unica ragione per cui mi vedrai di nuovo, e non sarà per parlare. Vieni, riparatore. Andiamo a incontrare il governatore. Bolverk e Sigbjorn se ne vanno con Eivind, che li segue volontariamente, indicando che tutto va bene. È tutto di nuovo come a Frostvellar? Non è come a Frostvellar. Quello con la pelle d'orso probabilmente è il capo dei corvi. I corvi. Wow, quante similitudini, no? Con anche Game of Thrones. Corvi? È un bene o un male? Dipende per chi stanno lavorando. Speriamo che sia davvero il governatore e non qualcuno che cerca di prendere il suo posto con la forza. Immagino che dovremo aspettare che Eivind ci dica qualcosa, se tornerà. Non sono preoccupato per Eivind, sono preoccupato per l'esercito di profughi che abbiamo portato, che non appartengono a questo posto. Probabilmente ha ragione, nessuno ha mai parlato bene di Burzgard. E adesso? Dobbiamo andare al porto e vedere quali sono le nostre opzioni, nel caso avessimo bisogno di andarcene rapidamente. Hai notato le guardie della città quando siamo arrivati? Quali guardie? Ho la sensazione che i corvi siano tutto ciò che è rimasto. È successo qualcosa di grave. Richiama molto, no, la barriera del nord, i corvi. Sembra un ultimo baluardo, no, per arginare i distruttori. E Bellower, soprattutto. Quando Bellower arriverà qui, camminerà attraverso questo posto senza neanche rallentare il passo. Questo teniamocelo per noi ora. Andiamo al porto. E porto sia. Ok, andiamo al porto, quindi docks. Quando arrivi al porto il tuo cuore perde un battito. Non ci sono navi in vista, eccetto i relitti. Corpi galleggiano in acqua, gli edifici sono devastati. «Cos'è successo qui?» mormora Alet. «Sono andati tutti», dice Eivind, avvicinandosi da solo. «Vedo che hai avuto il mio stesso pensiero. Eivind, stai bene?» «Sto bene, non era una bugia. Il governatore è qui, è nascosto». «Perché?» Quando hanno cominciato ad apparire i distruttori, chiunque avesse una nave e un po' di buonsenso se l'è svignata. La gente non può andarsene a piedi, il cibo è scarso, i mercati sono vuoti. Burzgard è un barilotto in fiamme in attesa che qualcuno lo ribalti. Quindi il governatore paga i corvi per proteggerlo dal suo stesso popolo. E per mantenere la pace, per così dire. Più che altro un massacro a qualsiasi accenno di rivolta. Questo dove ci porta? Domanda Rook. Io gli ho promesso la protezione dei riparatori ad Arberrang. Non penso che sia molto popolare qui. Stanno cominciando a fare a pezzi questo posto per costruire nuove navi. Possiamo seguire il corso dell'Ornza fino alla capitale, lasciando indietro un'altra città buona. Quanto tempo ci vorrà per costruire nuove navi? Aspetta, che succederà alle persone che vivono qui a Burzgard? È il meglio che posso fare, Let.
Pensa che ci vorrà fino a un mese. Di solito non si fanno navi con il legname di scarto. Non appena la gente capirà cosa sta succedendo, ci saranno rivolte per le strade. Un mese? Perché preoccuparsi? Belluwer sarà qui entro la settimana, se non prima. Sono aperto ai suggerimenti, esclama Eivind. Che gli dei siano dannati, non finirà mai tutto questo. Ivar ruggisce di frustrazione, lasciandoti in piedi sulla banchina. Alet ti getta uno sguardo preoccupato prima di inseguirlo. Eivind, cosa facciamo con Belluwer? Eivind non dice nulla per qualche momento. Non lo so. Ok. Mappa, mercato e Ivar e Eros. Mercato quindi dovrebbe essere vuoto, no? No. Ne ha. Prendiamo provviste. E tra l'altro non ci sono oggetti nuovi tranne che la trama di Valka che dà un'armatura per turno. Cacchio, ho sbagliato, questo lo volevo. Cacchio, ho sbagliato. Questo lo volevo. Armature leggendarie cucite con filo intrecciato dai primi riparatori che si dice possano ritemprarsi da sole nel tempo. Cioè ogni turno ti dà un punto in armatura. Cacchio, se lo volevo. Ho sbagliato. Vabbè, andiamo a sentire Ivar. Trovi Ivar in piedi sulle mura della città a osservare i campi all'esterno. I distruttori mantengono la distanza ma continuano a radunarsi. Sembra quasi si stiano preparando per un attacco. Sto bene, Rook. Ivar taglia corto prima che tu possa dire qualcosa. Lo sai che è passato di peggio. Solo uno che abbia bisogno di una pausa di tanto in tanto. Se vogliamo essere in piedi tra un mese, dobbiamo cominciare a prepararci. Che cos'hai in mente? Prima di tutto, i membri del clan hanno bisogno di un posto dove stare. Nelle strade verrebbero fatti a pezzi. Esatto. Terrò d'occhio i distruttori qui. Se si aprono un varco nelle mura, saremo tutti finiti, quindi dovremo tenerli fuori. Per questo potrebbe servirci una mano. Dobbiamo scoprire chi controlla cosa e cercare di ottenere la nostra parte. Il cibo sta scarseggiando. E quando cominceranno a costruire quelle navi, dovremo tenere la gente lontana. Che maledetto casino. Farò quel che posso. Ivar spiega. Guiderò gli attacchi con Eivind ogni volta che i distruttori arriveranno troppo vicini alle porte. Senti, in questo modo perderemo combattenti e Varl ogni giorno. Non ho bisogno di dirvi cosa succede se nessuno presidierà queste mura. Un aiuto ci sarebbe sempre utile. Pensi a ciò che vuoi fare ora, sapendo che una di queste attività probabilmente richiederà un giorno intero. Ok, leggiamo bene che cosa possiamo fare. Allora, o ci riposiamo, ce ne freghiamo, ma non mi sembra il caso di riposare. O troviamo una fonte di provviste, o ci uniamo ad Ivar alla difesa delle mura, o aiutiamo al porto. Io metterei Krumr a capo dei guerrieri. Krumr, gridi chiamando il capoguerra. Mi serve la tua esperienza, che ne dici? Krumr è più che felice di guidare la carica, dando a Ivar una pausa tra i combattimenti. Trascorri il resto della giornata mostrandoti complesse strategie di guerra per ridurre le perdite. Ok. Meno 10 combattenti, o più 10, meno mi sembra. Infatti i Varl stanno scendendo, ok. Però la fama è... No, non è aumentata. Parliamo ancora con Ivar. Ivar indica i distruttori lungo il muro e dice: ce ne sono sempre di più e stanno diventando più coraggiosi. Abbiamo perso un buon numero di combattenti da ieri. Un aiuto ci sarebbe utile. Se non rimane nessuno a difendere le mura... Allora, troviamo un attimo un luogo sicuro per la carovana. Mi sto esimendo dalla battaglia, è vero, però avevamo detto di metterli al sicuro, quindi troviamo un luogo sicuro per la carovana. L'intera carovana si è dispersa per le strade dove sta attirando l'attenzione. In effetti noi volevamo toglierla. Potremmo cercare un dormitorio pubblico, suggerisce Alet. Come a Frostvellar. Capisci che se facessi un campo all'aperto potresti almeno tenere tutti insieme. Oppure le persone che hanno lasciato la città di recente potrebbero avere case abbandonate da occupare. Allora, o li raduniamo nel dormitorio pubblico, o facciamo un campo aperto, cerchiamo le case abbandonate, mettiamoli nel dormitorio pubblico. La maggior parte della carovana si riunisce in un grande dormitorio quasi vuoto. Il proprietario dice che le persone o sono troppo spaventate per uscire, oppure hanno già lasciato la città e sono già state attaccate più volte per le cose di valore. Ma la tua gente è benvenuta se lo desidera. 3 di danno, vai. Ok. Occhio Rook, non ti fa ammazzare. Resisti, ha deviato. Benissimo. Resisti, ti prego, resisti. Non ha resistito. L'avrei riparato adesso.
con lui. Avrei usato l'abilità per riparare, ma qui vai, facci di male, 4 di danno, poi comunque rimarrebbero tantissimi. No, guarda quanta strada ha fatto, non l'ha mai fatta tanta così. Poi 9 di danno, cioè è una cosa fuori dal mondo. Ovviamente ha ancora 10 di armatura, quindi è pressoché intoccabile. Non che questo cambi le carte in tavola, sia chiaro, però la speranza, l'illusione di avere la speranza. Ok, ha deviato addirittura ha deviato. Chissà se mi potessi dare un punto in volontà. Ok, lui è quasi andato. Speriamo non sia il game over, perché Ivar nel dialogo aveva detto che sicuramente non avremmo avuto la meglio, quindi ok, 4 punti fama. Non importa quanto duramente combatti, continuano ad arrivare distruttori. Cominci a vacillare quando il successivo gruppo di combattenti si precipita ad affrontarli e in qualche modo riesce a tornare indietro. Quindi non è game over, siamo salvi. Sì, però sono rimasti 16 combattenti e 0 Varl. Parliamo ancora con Ivar. Possiamo davvero continuare così? Ivar sembra non aver dormito per giorni. Borbotta qualcosa di incomprensibile. Il peso della situazione è schiacciante. Poi senti un corno suonare lontano. Ti viene in mente che i distruttori non usano corni. Eivind appare al tuo fianco proprio mentre vedi una lunga carovana di persone e i distruttori che si girano per attaccarli. Chi sono? Effettivamente chi saranno? Non può essere, dice Eivind. Corre verso le porte gridando: vedi il loro stendardo? È Akon. Ok, sono i Varl. La prima carovana che abbiamo usato nel gioco. Mentre ti chiedi come siano arrivati qui, le porte vengono sollevate e carichi sul campo, aprendoti la via attraverso i distruttori. Ok. Nuova battaglia. Wow. Sono tutti feriti. Credo. Vai. È la stessa battaglia di prima, solo che siamo indeboliti, oltretutto, tutti feriti. Grazie. Andiamo. Quattro puntoni. Ok, quanto gli ha tolto? 3. Vabbè, ti prego, facci il miracolo. Va, ha preso il mio. Ha preso il mio! Ma come fai a pia il mio? Io guardo sta cosa. Capito che la natura è incontrollabile, però cazzo, vai, mi raccomando, riprendi i nostri, ha preso Rook. Boh. Spero veramente il rapace dovrebbe comunque passare oltre l'armatura, quindi se ci riusciamo che non viene disturbata continuiamo a lavorare su quello. Vediamo se la prende, eh. Se la prende, bestemmio in aramaico, ve lo dico. Lo rischio, anche se non la... sicuramente col 50% non la prenderà. L'ha preso. Oddio! Niente corno ancora per noi. 80%, dai, prendilo. Ok. Che sì. Non so neanche come mai stia durando così tanto. 50%. Guardate quanto è cane questo gioco. Ha deviato, ovviamente. 50% è il colpo decisivo. Come deve andare? Lo devia. Cioè, non ci siamo comportati male questa battaglia. Erano troppi. Poi, come sempre, se ci sono altre tecniche, altre tattiche che sarebbe stato meglio usare, io sono sempre aperto ai commenti sotto al video, quindi fa anche piacere leggerli, perché si impara di più sul gioco, di più sul combattimento a turni. Peccato il fromboliere che rompe le palle sicuramente. Mamma mia, 5 frombolieri ancora, 5 fottutissimi frombolieri. 5 fottutissimi frombolieri.
dispiegamento di forza nettamente superiore. Già sono partiti con due pedine in più. A meno che non arrivasse Akon. Guardate, è morto Rook. Morto Rook. 6 e 8, 5 e 5. 6 e 8, 5 e 5, che è uguale. È la stessa identica zuppa. Peccato, eh. Molto peccato. Ok, fuori 1. E adesso fuori 2. Facciamo l'ultimo attacco. Di sicuro. Perché lui qua giù ci arrivava, sì, ci arriva. 60%, ma non... è andata, dai. Giusto per soddisfazione. Peccato. Erano veramente troppi. Per il nostro roster. Non ti ricordi cosa sia successo, ma un minuto prima stavi per essere fatto a pezzi fuori delle porte di Burstguard. E un minuto dopo ti ritrovi in compagnia di Akon e due riparatori. Ok, ci hanno tirato dentro. Oh, finalmente si incontrano Eivind e Yuno. Quindi il sogno era stato, oltre che premonitore, veritiero, insomma. Non ero sicura di rivederti ancora, Eivind. Sorride e si abbracciano. Eivind è completamente preso alla sprovvista. Come se non osasse credere che lei sia reale. Mi spiace, non sono potuto arrivare a Sigerholm. Ci sono stati problemi, ci siamo accorti. Problemi a farla facile. C'è un canyon largo un miglio che divide praticamente il mondo in due su quelle colline. Non riuscivamo a trovare un posto per attraversare. Peggio ancora, i distruttori escono fuori come sangue da una ferita. Non stanno più arrivando dal nord, sono dappertutto. Ce ne siamo accorti. Dice di vedere che ne sei uscito vivo, Ingvar. Altri non ce l'hanno fatta. Akon diventa silenzioso, poi fa un cenno verso Yuno. È riuscita ad attraversare in qualche modo. L'ho trovata al freddo la seconda volta dopo aver lasciato Strand. Abbiamo bisogno di ogni ascia possibile. Bellower è qui. Che gli dei siano dannati. Pensavo ci fossimo liberati di quella minaccia. Posso occuparmi di Bellower. Magari. Andiamo. Non c'è bisogno di allettarlo stando fermi qui. Esatto, è tempo di combattere ancora. Wow. La carovana di Akon entra in città. Avete sentito anche il rumore di apertura del cancello, lottando contro ondate di distruttori mentre si muovono. Con tuo sollievo, ora centinaia di abili guerrieri sono al sicuro a Burstguard. Benissimo, 280 varl. Provviste, perfetto. Abbiamo retto quei 3-4 giorni, 5. Non mi sono neanche reso conto quanti ne sono passati. E Yuno dice, devo fare un ultimo viaggio, ho bisogno che lui venga con me, indicandomi. Penso Rook. Mi dispiace, Eivind, devi attendermi un'ultima volta, non lasciare che la città cada prima del mio ritorno. Ci vuole tutta la forza d'animo di Eivind per non rispondere, ma lo fa. Si gira verso di te, Rook, vieni con me, ritorneremo in 2 giorni, forse meno, se sei svelto come sembri. Parla con chiunque debba saperlo. Dove? Perché? Non lontano. Si ferma e qualcosa ti balena nella mente solo per un momento. Lo so che è difficile, dice riempiendo la tua testa con la sua voce. Wow, ci sta parlando... Sta usando la mente per parlarci. E tu ne hai già passate tante. Mentre parla ancora il resto del mondo si scioglie. Ma sei necessario. Non riesci a trovare parole per discutere. Andiamo con Yuno. Vediamo dove ci conduce. Non ti ricordi di aver lasciato la città, ma sei qui, camminando attraverso un terreno sconosciuto dietro Yuno. Infatti questi figuri non sembrano Varl, non sembrano distruttori. Sei da solo, a parte centinaia di distruttori che sono tutti rivolti verso un'enorme pietra. Un brivido ti scorre lungo la schiena. Cioè, questi sono distruttori? Mi sembrava che erano fatti così. Questo sì. Ah sì, c'è il cantapietre. Però questi distruttori così... Non mi sembrava questo il design del distruttore. Vabbè, lasciamo perdere, sono distruttori. E questa pietra? Di quale divinità è? Siamo alla pietra divina di Strauss. Ti guardi intorno nervosamente, ma i distruttori non sembrano sentirla.
Va bene, puoi parlare a bassa voce. È il posto dove mi devi sacrificare? Perché pensa a un sacrificio? Yuno sorride. Quello che sarebbe potuto essere profondamente inquietante sembra invece sincero. No, i distruttori non possono vederci. Per essere precisi, possono vederci, ma li ho convinti ad essere indifferenti. Wow, potere immenso. Potrebbe mettere fine allora a tutto. Comunque posso capire la tua apprensione. Perché siamo circondati da distruttori? Sembrano essere attratti dalla pietra divina. Ci sono molte cose che non conosciamo di Stravs. Forse lo vedono come un patrono, forse è un'attrazione che non possono spiegare. Stravs ha qualcosa a che fare con quel serpente a Einartoft? Cos'era quella cosa? Non posso dirlo. Non puoi? Ho i miei sospetti, ma fino a quando non avrò tempo per consultare le biblioteche dei riparatori sarebbe poco saggio speculare. Nonostante tutta la nostra conoscenza sembra sempre che ne sappiamo poco. Immagina come si sente il resto di noi, vero umani e Varl. Al contrario, meno la gente sa, più tende a essere sicura. Cosa siamo venuti a fare qui? Conosci il dio Stravs? Pochi sanno che esiste questa pietra, anche tra coloro che hanno passato l'intera vita a Burskart. Mentre Dengel si occupava della fortuna, Stravs insegnò agli uomini il valore degli scambi in un modo differente. Mostrò loro le conseguenze, due facce della stessa medaglia. Vedi l'argento nella pietra? Le tempeste qui consumano la pietra, ma il metallo rimane. Ci serve un pezzo di quest'argento. Il dio Stravs è ricoperto di immagini e di armi d'argento. I miti dicono che abbia scambiato queste armi con gli dei, che le abbiano usate per uccidersi a vicenda. Coloro che cercano la sua pietra lo chiamano dio degli scambi, i riparatori lo chiamano dio dei segreti. Era entrambe le cose, sia dio degli scambi che dio dei segreti. Chi sei? Chiediamogli anche chi è. Vorrei che avessimo avuto il tempo per presentarci a dovere. Il mio nome è Yuno, sono del Concilio dei Riparatori e questo lo sapevamo. Ha incontrato il mio allievo Eivind. Come fai a fare queste cose? Controllare le menti? Pensavo che i riparatori costruissero cose e curassero ferite. Hai ragione, i riparatori fanno queste cose. Alcuni di noi praticano ancora gli insegnamenti dati alle prime creazioni della madre tessitrice. Ci chiamano Valka. Credo di essere l'unica che può influenzare la mente altrui. Tra l'altro, adesso io non voglio forzare il paragone con i Souls, però loro sono i Valka, lei ha piume di corvo come Velka, mezza donna, mezza corvo. Vabbè, lasciamo perdere. Cancellate questi 20 secondi. Allora, perché non prendi il controllo di Bellower? Ho imparato l'arte di guarire la mente, ma non di controllarla, anche se qualche Valka ha difficoltà a crederlo. Prendere il controllo di Bellower è la differenza fra convincere un bambino a stare fermo e chiedere a un orso affamato di smettere di avere fame. Belle esempio. La verità rende molto bene l'idea. La verità è che raramente possiamo confrontarci con i Sundar. Il nostro vantaggio è che possiamo addestrare altri Valka. È anche la nostra debolezza. I Valka muoiono e perdono la loro coscienza, mentre i Sundar semplicemente invecchiano e diventano più potenti. Bellower è sia immortale che oltre la mia influenza, fino a un certo punto. Allora come lo fermiamo? Chiede Rook. Il dio dei segreti aveva un ruolo, così come te. Perché hai scelto me? Perché non hai preso Eivind o Akon? Non mi conosci nemmeno. Mi scuso per averti messo in pericolo. Eivind deve impedire la caduta di Burskart mentre siamo via. E se qualcosa va male qui, ho bisogno di essere certa che uno di noi ne esca vivo. Ho visto i pensieri di ogni persona quando sono arrivata a Burskart. Sei l'unico che sapevo sarebbe tornato. Cosa intendi? Avresti trovato il modo di tornare da Alet, non importa come. Vabbè, prendiamo ciò che ci serve e andiamo. Infatti, dovrei rimuovere abbastanza metallo da riempirne un pugno. Lo forgeremo in una freccia per uccidere Bellower. Quindi Bellower è debole al metallo che è presente nella pietra di Stravs. Aspetta, dopo tutto quello che mi hai detto, fare una freccia magica da tirare a Bellower? Questo è tutto quello che ci vuole? Perché non l'avete fatto tanto tempo fa? Yuno ha uno sguardo distante. No, questo non è tutto quello che serve. Quello che ti dico ora non deve essere ripetuto.
La freccia non ucciderà Bellower, anche se colpisse il suo cuore. Non ha debolezze fisiche, ma insinuerà il dubbio nella sua mente. Quando lo trafiggerà, lo aiuterò a credere che stia morendo. Il resto di voi lo convincerà con spada e ascia. Tutti quelli che combatteranno al tuo fianco devono credere sia vero. Ha intenzione di ingannarlo facendogli credere che sia morto. Questa è la cosa più folle, davvero non può essere ucciso? No, un giorno si risveglierà e si renderà conto che non è morto. Immagino che sarà abbastanza turbato. Ok, si preannuncia quindi già un seguito, perché immagino che sarà abbastanza turbato quando si risveglierà. Oppure lo uccidiamo, ma prima di tutto dobbiamo costruire la freccia. Concentrati su questo compito. Ok. Rook, non so come i distruttori reagiranno quando lo farai. Come devono reagire? Ci sono anche 8 cantapietre. E dietro di noi c'è uno strapiombo. Quindi stai attento. Wow. Però se non ci vedevano, insomma. Guardate, eccoli quanti cantapietre ci stanno. Avvicinandoti alla parte posteriore della pietra, cominci a salire in cerca di un pezzo allentato della vena d'argento. Anche senza affacciarti sui distruttori puoi sentire i loro sguardi sinistri che ti osservano, trattenuti solo dall'influenza di Yuno. Il panico corre nel tuo sangue. Cerchi di staccare rapidamente il pezzo più vicino. Sali più in alto dove può essere più facile rimuoverlo. Allora, o prendiamo il pezzo più vicino o saliamo più in alto. Vabbè dai, facciamo il coraggio, saliamo più in alto. Mentre sali non puoi non notare le maschere di pietra dei distruttori in fila davanti alla pietra divina, come adoratori davanti ad un idolo. Basta uno sguardo e quasi ti immobilizzi, la tua mano si posa su un pezzo d'argento che viene via facilmente. I distruttori non reagiscono. Ce l'abbiamo il pezzo. Non sfidiamo la sorte e torniamo giù. Scendi agilmente dove Yuno ti sta aspettando. Ben fatto, dice. Mentre torni indietro, i distruttori girano le teste all'unisono per seguirti. Il terrore aleggia e ti tremano le mani per ore. Io sto pensando a cosa sarebbe successo se avessi cercato di prendere un ulteriore pezzo di metallo. Penso, cioè, sono veramente curioso. Spero che c'è il salvataggio salvato, perché vorrei vedere che succede. Magari non succede niente, però. E un altro achievement, pietra divina di Straubs. Ti avvicini di nuovo alle porte di Burzgard, sollevato nel trovarle ancora in piedi. Sembra che abbiano preso un sacco di colpi mentre eri via. Alette corre a tuo fianco e ti getta le braccia al collo appena entri. Yuno vi sorride e ti dice: prendimi un po' di tempo con tua figlia, poi trova un fabbro che possa forgiare una freccia con quell'argento. Ho altre cose di cui devo occuparmi, ma quando avrai fatto incontriamoci sulle mura. Ok. Market, provviste ce ne sono, non c'è problema la mappa. Allora, andiamo un attimo qua al Crafters. Ci vuole un po', ma finalmente trovi qualcuno disposto a forgiare una freccia per te. Ti guarda sospettosamente quando gli mostri l'argento, ma scuote la testa e comincia. Alette guarda, il fuoco del fabbro riflesso nel suo sguardo distante. Che bella immagine. Questo gioco ha il potere di farti immaginare le scene in maniera sublime. Ho parlato molto con Eivind mentre eri via. Confronto tra padre e figlia, no? Mi ha parlato molto di Yuno. È davvero così potente come dice lui? Di sicuro sembra così. Potrebbe essere la cosa più fortunata capitata finora. Papà, credo di sapere cosa succederà adesso. Una freccia? Ti farà tirare a Bellower, non è vero? Non lo so per certo. Dai, chi altri lo farebbe? Ivar? Non c'è un braccio. Alette, lo so cosa succede. Hai paura che muoia? Non è mai successo prima, non possiamo scappare stavolta. Non è quello che io... Lascialo fare a me. Cioè, lei vuole tirare la freccia? Ci abbiamo la cecchina, allora è meglio. Ci abbiamo Nid. Io non la voglio mettere in pericolo, però. Cosa? Perché no? Perché pensi che mi farò del male? Cosa farei quando Bellower arriverà dritto verso la persona che impugna l'unica cosa che la può distruggere? Lasciami parlare. È cambiato tutto. Skogr sembra così lontana. Non te lo sto chiedendo perché ho paura di perderti. Non sono spaventata da niente, non più. Lascialo fare a me perché so di avere un tiro migliore.
Ho una migliore possibilità di perforare la sua armatura. Abbiamo un colpo solo. Non sono più una bambina e non sono una ragazza qualsiasi. Sono tua figlia. Posso farcela. Per una volta permettimi di decidere cosa mi succederà. No. Lei fissa la luce del fuoco, attende che le lacrime sgorghino dai suoi occhi, ma non lo fanno. La tiro io. Promettimi solo che staremo insieme. Sì. Siede al suo fianco in silenzio finché il fabbro non finisce il suo lavoro. C'è come un forte senso di addio adesso nei dialoghi. Ma... Ok, più uno. C'è l'iconcina, vediamo un po'. Eccolo, dovremmo aver craftato la freccia. Yuno è al centro di un animato dibattito mentre ti avvicini con una freccia in mano. È rimasto poco tempo. Bellower sa che siamo qui. Che stia aspettando l'arrivo di altre forze o semplicemente voglia farci morire di fame per primi, non posso dirlo. Ma non si aspetterà un attacco diretto. È uno scherzo? Come faremo a farlo? Porterò un pugno di guerrieri ad affrontarlo, dice Yuno. Posso tenere un piccolo gruppo nascosto alla vista. Il resto di voi guiderà la carica da qui. Con un po' di fortuna, Bellower allontanerà i suoi eserciti per affrontarti. Che dire dei corvi? Potrebbero protestare. Non lo faranno. Ho organizzato dei compiti per loro. Anche se riesce ad arrivare a Bellower, che possibilità abbiamo di sconfiggerlo? Abbiamo visto cosa è successo a Einar Toft. Quella cosa non può essere uccisa. Yuno mostra la freccia che hai forgiato dalla pietra di Mina. Questa lo farà sanguinare come il resto di noi. Una volta trafitto sarà vulnerabile. Mi guarda negli occhi. Ne abbiamo solo una. Non fallire. Forse il secondo pezzo che potevo prendere era per averne più di una. Boh, non lo sapremo mai. E porta solo ciò di cui hai assolutamente bisogno. Ci vorrà tutta la mia concentrazione per impedire agli altri distruttori di inghiottirci. Non posso unirmi alla battaglia. E se uccidiamo Bellower, che succederà? I distruttori si allontaneranno semplicemente? Credo di sì, non posso dirlo con certezza. Questo è un piano destinato a fallire. Aiutaci a difendere questo posto finché le navi non saranno finite. C'è anche questa opzione, quindi, cioè resistere, aspettare che le navi sono pronte, salpa, e poi Bellower vi seguirà ovunque, ogni vostro passo, fino ad Arberrang, dove sono certa che altri Sonder siano in attesa. Ora è il momento di parlare con i propri cari e di onorare la memoria del proprio dio. Riposate. Yuno, quando parla, veramente parla come se tutto fosse un addio. Magari è il suo che ritorna nella sua dimensione, ma... Domani mattina uccideremo un Sunder, ovvero Bellower. Wow. Bellower, eccolo. E va bene. È mattina, giorno 128. Morale è basso. Non c'è più i docks, stanno preparando le navi. Proviamo a spingere su Bellower. Prepariamoci ad affrontarlo. Ora ci clicchiamo, vediamo se... Il silenzio è ciò che ricordi. Ti alzi in silenzio e cammini per le strade vuote. Alle mura, due eserciti si guardano a vicenda in silenzio. I tuoi passi risuonano sul pavimento di legno mentre ti avvicini a Yuno. Lei rompe il silenzio. È ora. Raduna i tuoi alleati. Oggi una cosa finirà, un'altra inizierà, e le nostre azioni decideranno da che parte stiamo. Non si fa, io veramente non so che cazzo fai ancora. Ok, ci risiamo. Ci risiamo. Ci risiamo. Ci risiamo. E andiamo. Riproviamoci. Che poi 9 li dà e 6 se le riprende, cioè. Allora, peccato che lui non è un falco, se no. Ok, noi l'abbiamo preso un po' tutti, eh.
Ho preso un po' tutti. Cazzo, 5. 5. Io qua. Dai, fai un urletto. Fallo un urlo, via. Ha fatto uno solo. Fallo un altro. No, 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 no. Schivato, mamma mia, schivato. Mamma mia, schivato. Ok. Resisti? Mai. Resiste mai. Vai. Ok. Piazza due bombette. Allora, attacco. 7, 8, 8, 8, 8. Ok. Resisti? No, è crepato. Cazzaro. Ok. Cioè, si rigenera magari in una maniera incredibile. Cioè, è di un frustrante sta battaglia. È di un frustrante che non vi rendete conto. È di un frustrante che non vi rendete conto. Shot dalle palle uno, vai. Oh. Consoliamoci un po' così. Vai. Bene. Resisti, Rook, per carità. Resisti, Alet, per carità. Anche te. Vai. 5 puntozzi. Portiamo a 9. Oddio, resisti. Oddio, no, lei non resisterà mai. Impossibile. Comunque. 4. Vai, è incredibile, è incredibile. Sono 5. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Incidente a te. Ok. Mi è esplosa tra di loro. Bene. 10. Protetto, perfetto. Gli devo piantare sta freccia. Cazzo. No, 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 no. Ok, è fatta. La prima parte è fatta. La prima parte è fatta. Ora c'è il valle di lacrime che è la seconda. Ok, di nuovo fine della fase 1. Mamma mia. Faticavo di meno, penso, a tagliare l'erba a agosto. Ok, c'è sempre il nostro buon Ludin. Ok, trafiggilo, va. Se arriva lui lo shotta con un colpo. Beh, cioè, mi sono sbagliato. Mi posso sbagliare queste cose. Possibile. Giù, giù l'armatura subito. 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 Resisti. Wow. Levami sta scritta da davanti. No. Ancora l'armatura. Ancora, ancora, ancora. Giù. Più tantissimo. Ma poi ora lui attacca quando gli pare, cioè non c'è. Aspetta, porta dolore e toglieva armatura, 5. Wow. Sì, ammazzameli tutti. Ok, attacco. Dai. Dai, resistete, raga. Non può attaccare sempre lui. Non può attaccare sempre lui. Sta attaccando solo lui. Giù. Fanculo. 5 di danno, però non è morto.
10, 11, sì. Dai che la volta buona. Dai che la volta buona. Dai che la volta buona gli ha fatto uno solo. Dai che la volta buona. Tu lo indebolisci e tu lo uccidi. Schivato, schivato, schivato. Leva sta scritta. Ti prego. 27 tentativi, raga. Vi giuro, non sto a esagerare. 12. È finita. È finita. È finita. È finita. Allora non dovevo preoccuparmi del cantapietre, eccetera, eccetera. Terremoto e tragedia. Wow. Wow. Oddio. Dannazione, Rook. Non anche tu. Oddio, Alette. Praticamente a Rook. Cerca i riparatori, perché come sappiamo i riparatori aggiustano tutto, anche le persone. Però anzitutto non l'abbiamo portato per questa battaglia, perché nei 20 tentativi che ho fatto sicuramente non è di livello 5, però non mi ci trovavo bene. Calmati ragazza, guarda, mi è passato troppo tempo, rimettiti il cappuccio, tu sei vivo e dobbiamo andare. Per cui Rook è proprio morto definitivamente. Sei a malapena consapevole del caos circostante, mentre i distruttori fuggono dai guerrieri Varl che sfruttano il proprio vantaggio. Alette, oggi devi diventare qualcun altro. Avrai tempo di essere Alette un altro giorno. Ok, in incognito. Ha messo anche il cappuccio. Porterò tuo padre in città. Sarà onorato come merita, te lo prometto. Cioè, parla di... è proprio morto. Andiamo. Yuno aveva ragione. Caduto Bellaware, i distruttori fuggono dal campo di battaglia. Ritorni a Burzgard, ma quasi non ti ricordi di averlo fatto, a parte l'immagine del corpo di tuo padre tra le braccia di Aiva. Ok, c'è il dialogo col riparatore, con Eivind. Quindi dovremmo avere il tempo necessario per completare le navi. Penso che tu abbia ragione, i distruttori non sembrano più interessati a noi. Del resto abbiamo messo KO con 30 tentativi il loro capo del male. Da quando Bellaware è caduto sono andati per la loro strada, hanno perso la loro guida grazie a noi. I corvi hanno ripulito le banchine, ora Yuno sta parlando di qualcosa con loro. Quando queste navi lunghe saranno pronte saremo in grado di navigare fino a Arberrang, dove c'era il famoso banner di cui parlava Ludin. Con un po' di fortuna, prima che l'oscurità ci raggiunga. Esatto. Quanto si è diffusa a sud? Perché l'oscurità, no? Qui ritorna all'oscurità. Quella del dialogo col serpentone, tra Yuno e il serpente. Non potrei dirlo, speriamo non lontano. Riporteremo il principe a casa, il principe Ludin, e Akon ha già deciso di venire con noi. Non c'è molto a cui tornare. I due alzano lo sguardo mentre ti avvicini. Ah, pensavo fossi Rook che si avvicinava. Alette, è quasi ora. Presto saremo pronti a lasciare Burzgard. Trova un posto sicuro. Una nave è già pronta alle banchine. L'avevo preparata per Rook. L'avevo. Non credo di poterlo fare, dice Alette. Andiamo, Alette, è il momento di onorare tuo padre. In che modo lo onoreremo? Wow, comunque Ivar, la classica cerimonia fantasy, tra parentesi, la barca spinta sul fiume, poi di solito veniva lanciata una freccia infuocata sul... ecco, sì, c'è Rook, è proprio morto, si è immolato contro Bellaware. Wow, molto molto triste a sto punto, perché alla fine Rook siamo noi. Rook ha agito secondo le nostre scelte, quindi è un po' come se morissimo noi. Sa tanto di finale. Oh.
Ovviamente qui la musica l'avrò sostituita. Perdonatemi ma capite che si rischiano gli strike. Vediamo dove conduce. Dove va a terminare il viaggio di Rook, ovvero il nostro. Ok, achievement sbloccato, normale, perché abbiamo finito il gioco in difficoltà normale. Ok, qui molto probabilmente sentirete un'altra musica rispetto a quella originale, ma come vi ho già detto, sono stato costretto. Bene, raga, allora, questo è un... Secondo me, è un gioco, lo sapete ragazzi, è un gioco che è bello che... di un genere che è bello morto che è sepolto, si può dire quasi, non è che tiri tanto. Io mi scuso per la noia degli episodi, però non puoi fare secondo me una serie e portarla a condividerla con altre persone, come facciamo noi sul canale YouTube, con episodi di 20 minuti per un gioco del genere. Tutto è iniziato in un mondo lontano, un mondo che esiste soltanto nella fantasia, appunto. Gioco fantasy, un nemico dimenticato ha invaso le terre del nord. Avete visto com'è andata? I distruttori sono venuti fuori. Si è scoperto che stavano scappando. Esclusione fatta per Bellower. Per anni la pace aveva regnato, diciamo, tra i Varl e gli umani. Poi sono stati costretti ad allearsi, appunto, con la comparsa di questo mare di metallo nero che erano i distruttori. Prima di questa vicenda che abbiamo vissuto noi, ci sono state due grandi guerre. Ci sono state due grandi guerre. Questa probabilmente è stata la terza. Ora, The Banner Saga, lo dice anche il nome, è una saga, quindi c'è anche il seguito. Io il 2 lo ho scaricato già gratuitamente sulla Xbox One. Qui eravamo su PC, perché era gratuito e perché farmi scappare l'occasione? Invito a condividere i video, a lasciare un like se vi piace, ma più che altro, più che il like, più che comunque sia di mettere in piedi magari una discussione su quanto visto, su quanto giocato e soprattutto fatemi sapere se lo proverete. Magari con i saldi Steam, raga, è un bell'acquisto secondo me. Io ho giocato poco meno di una ventina di ore, però ho ancora il 2 da giocare. Quindi in conclusione saluto Aero Spirate, saluto Sharp79, saluto White God Play and Share, saluto Gabbo97, saluto Ragaz Joe Grace, saluto Filippo Baldi, sempre presente, ti ringrazio tanto. E saluto anche Pimes. Vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo, non so, alla prossima serie, al prossimo video, quello che sarà. Spero che siate stati bene in mia compagnia. E vabbè, e ci vediamo alla prossima avventura tutti insieme. Ciao!